Dopo la tornata elettorale in Inghilterra e in Francia, o meglio nel Regno Unito e in Francia, è giusto capire, come state chiedendo, quali sono le condizioni, qual è la situazione, come mai c'è stata questa vittoria, diciamo in qualche modo imprevista da alcuni della sinistra, o meglio, in Gran Bretagna assolutamente prevista perché dopo il disastro dei governi dei Tory, gli inglesi non vedevano l'ora di mandare via gli eredi di Boris Johnson e del disastro della Brexit, perché è stato un disastro, ma soprattutto di governi che cambiavano ogni 2 o 3 mesi. La Francia ha dato invece uno schiaffone sonoro alla destra, la destra che si riteneva già vittoriosa, e l'importanza della vittoria in Francia, dell'alternativa alle destre, è dovuto al fatto che questo è avvenuto con un'altissima percentuale di affluenza alle urne, quindi la gente ha votato. Ed è il grande tema che in Italia bisogna porsi. Alle ultime elezioni l'Italia ha votato meno del 50% degli aventi diritto. Alle politiche ultime hanno votato attorno al 50%. Questa volta in Francia, all'Assemblea legislativa, hanno superato il 65% al primo turno, superato il 60% al secondo turno, quindi hanno votato i francesi. Questo è il dato. E bisogna iniziare a capire che una classe politica che non si pone il problema di far andare a votare le persone, ma solo di dividersi i voti di quelli che ancora votano, è una classe politica inadeguata e inetta. Questo è il dato. Chiaro? Quello che è avvenuto è una roba assolutamente. Poi mi scriverete, mi riterete, chi vuole scrivere domande specifiche me le faccia. Ma il dato fondamentale è questo. Cosa è accaduto in Francia? Innanzitutto al primo turno è andato molto bene il Rassemblement National di Marine Le Pen, che è l'organizzazione che raduna l'estrema destra francese, considerata talmente razzista che ci sono importanti calciatori della nazionale di Francia che, contravvenendo a una tradizione in cui in genere il mondo del calcio non interviene direttamente nelle discussioni politiche, se non attraverso personaggi che comprano le squadre di calcio, che questi in questi casi sono politici, ricordatevi Berlusconi, non è che ci dimentichiamo che ha cominciato una carriera anche attraverso il calcio, ma tendenzialmente i calciatori singoli evitano. Questa volta la posta in gioco era così rilevante perché era quella di una pace sociale in Francia, perché è un paese che è stato un grande paese colonialista, che è un paese pieno di immigrati, se diventa un paese razzista fa esplodere una rivolta sociale di dimensioni assolutamente incontrollabili. Quindi c'era anche questo pericolo aggiuntivo. Bene, la Francia ha deciso di votare invece sorprendentemente al secondo turno, dando la vittoria al nuovo Fronte Popolare organizzato dalle aree progressiste varie, che vanno dalla France Insoumise, che è la più importante, agli ecologisti, al Partito Socialista Francese, che è il partito storico di Mitterrand e dei presidenti francesi, quindi un partito strutturato, non un partito di estrema sinistra. E quindi cosa è accaduto? È accaduto che la gente è andata a votare, punto uno, e dobbiamo continuare a dire che chi non vota sbaglia, perché poi si continua a lamentare che fa schifo, il governo fa schifo, la gente è inadeguata, ma se non votano, lasciano votare sempre meno persone, e quindi è sempre più influente il voto clientelare, il voto venduto, il voto comprato. E perché è chiaro, se su 1.000 persone che hanno diritto di voto ne vanno a votare 500, e i 50 che si vendono il voto valgono il 10%, nel caso contrario varranno il 5%, quindi raddoppia il valore loro. Noi dobbiamo lavorare perché la gente vada a votare. Per fare questo occorre anche cambiare la legge elettorale. In Italia, con la legge elettorale italiana, probabilmente la Le Pen avrebbe vinto anche con una minoranza di voti. E invece la maggioranza della gente non l'ha voluta e ha detto con chiarezza che non è possibile avere un'estrema destra che ha, come dire, è considerata da loro con nostalgie fasciste, chiamiamola così. Tant'è vero che vi ho fatto vedere il video incredibile che c'è quest'anno in giro cioè quest'anno, che stamattina sul web, è la piazza parigina con migliaia, decine di migliaia di persone che
canta in italiano siamo tutti antifascisti. Cioè è incredibile che è la piazza francese che sente il bisogno di avere un grande stimolo antifascista e usa l'italiano, ma usa l'italiano non perché il pericolo sia più forte in Italia, perché ci sono organizzazioni come quella tedesca Alternative for Deutschland che sono di estrema destra, peggio delle nostre, o almeno di alcune delle nostre, ma perché il fascismo è considerato purtroppo una creatura italiana, è nato qui, e i rigurgiti assurdi che vediamo anche in inchieste giornalistiche hanno fatto vedere come dei giovani, non capendo una mazza, quindi sono pericolosi ancora di più perché sono imbecilli, usano frasi che appartengono a qualcosa che non solo è vietato dalla legge, ma è vietato dal buon senso, visto che il fascismo trascinò l'Italia in un disastro di una guerra non solo persa, ma combattuta in modo surreale, e ci ha portato a una dittatura contro la quale è nata la Costituzione Repubblicana, su cui giurano tutti i governi, compreso il governo attuale. Quindi, la Francia che fa la grande manifestazione antifascista per celebrare la vittoria del nuovo fronte popolare alle elezioni, Macron che ha fatto una sfida pericolosa, l'ha persa perché lui pensava ancora una volta di essere quello su cui convergevano quelli che avevano paura da una parte o dall'altra, quindi una specie di centro, come dire, in qualche modo innovatore, ma lui si è schiacciato su posizioni conservatrici. Le sue posizioni estremamente a favore della guerra, addirittura con l'invio delle truppe di terra francesi, gli ha portato, ha fatto un regalo alla Le Pen e alla destra, perché ha dato un argomento forte per parlare a cittadini che magari sono d'accordo, come credo, spero, la maggioranza degli europei, a difendere l'Ucraina dall'aggressione russa. Ma chiedono anche che ci sia uno straccio di iniziativa che cerchi di prefigurare una qualche strategia di pace, che non si può fare se non parlando con tutte le parti in causa, in particolare con l'aggressore. Cioè, come si fa? Allora, se si dice che l'Europa non pensa che deve aiutare a bombardare la Russia e a vincere una guerra, quindi sconfiggendo militarmente la Russia, ma l'obiettivo è di arginare l'arroganza di un paese che andrà su un altro, e chiaramente questo è sacrosanto. Qual è la soluzione? Una guerra permanente in cui i russi restano su una frontiera e continuiamo a far morire centinaia di migliaia di persone, perché poi questo è il dato. Si parla di 500.000 soldati russi tra morti e feriti, cioè saranno altri 100.000, 200.000 in Ucraina, non si sa, ma è giusto che ci sia questa carneficina e che nessuno si preoccupi di trovare una strategia per una pace. È chiaro che questo Macron, che ha sparato delle frasi roboanti, tra l'altro poi non applicabili nemmeno, si è trovato a fare un regalo alle destre che addirittura facevano le pacifiste, quindi un mondo capovolto: il centrista moderato che fa il guerrafondaio, la destra estrema che fa la pacifista a parole, perché poi in realtà non ha una cultura pacifista, e in questo guazzabuglio la gente non capisce niente. Quello che ha capito è che non voleva la destra al potere in Francia, questo l'ha capito bene e ha deciso così. Adesso cosa farà? Si vedrà, perché come spesso si dice e si legge sui giornali, si parla di Parlamento all'italiana, quando ci sono tanti partiti diversi e non si fa un accordo, come si dice, governo tecnica all'italiano. Pensate che quando in Spagna Podemos e Ciudadanos, due partiti diciamo nuovi, ruppero l'ingranaggio in cui c'erano solo i popolari e i socialisti, l'ex leader dei socialisti, ex premier della Spagna, disse una frase che rimase famosa: tenemos un parlamento alla italiana, che disse teniamo un parlamento all'italiana, ma non tenemos los italianos, non teniamo gli italiani che sono los únicos que pueden manejar este disastro, non teniamo gli italiani che sono gli unici che riescono con parlamenti con varie sfumature politiche a riuscire a creare comunque delle coalizioni a governare. Ora i francesi si trovano un Parlamento con tre gruppi,
In teoria, i socialisti e anche gli ecologisti dentro il fronte della sinistra vogliono anche un accordo con almeno una parte di quelli di Macron, che comunque alla fine, parliamoci chiaramente, adesso fanno tutti che dice io non Macron dice non governerò mai con Mélenchon, quegli altri non governerò mai con Macron, ma loro hanno fatto la desistenza. Se oggi ci troviamo in queste condizioni è perché i candidati di Macron o della sinistra che erano arrivati a poter andare al ballottaggio se erano in posizione non principale, cioè erano secondi, non erano secondi o primi o secondi ovviamente, hanno deciso di ritirare la candidatura per consentire di convergere sull'altro candidato. Quindi una sorta di patto di desistenza c'è stato e questo bisogna lavorarci. I nostri europarlamentari, mi chiede Maria, del Movimento, lavoreranno con questi politici. Ma i parlamentari del Movimento 5 Stelle, come vi ho scritto, hanno deciso di aderire, anche se per 6 mesi provvisoriamente, con un accordo di valutazione, alla left, quindi alla sinistra, dove c'è proprio la France Insoumise, quella di Mélenchon. Ovviamente il Movimento 5 Stelle nasce in Italia, diciamo, per superare le logiche destra-sinistra tradizionali. E non è vero che è nato così perché è di destra, è nato così perché anche la sinistra ha tradito una serie di ideali. E io lo posso dire con autorevolezza, perché negli anni '80 i Verdi in Italia sono nati con gli slogan né a destra né a sinistra ma avanti. Ma perché? Perché anche la sinistra voleva le centrali nucleari, anche la sinistra voleva la caccia, anche la sinistra sosteneva la cementificazione. Quindi gli ecologisti nascevano per superare, diciamo, lo sviluppismo di destra e di sinistra. Però è ovvio che poi negli anni, io sono stato ministro 2 volte, con chi mi sono alleato? Ma col centro-sinistra ovviamente, mica potevo alleare con la destra di Berlusconi che faceva i condoni. Quindi è ovvio che stiamo parlando di essere una formazione nuova, ma che si allea con quelli che hanno le idee più vicine. Allora io spero che il Movimento 5 Stelle abbia sempre la capacità di rimanere innovatore, ma nello stesso tempo di scegliere le alleanze. E che deve fare? È chiaro che io preferisco, e lo sapete, l'ho detto pubblicamente, io volevo un gruppo europeo e non ci rinuncio, penso che entro dicembre, a dicembre si fanno gli intergruppi, so che alcuni amici degli europarlamentari dei 5 Stelle lavoreranno a un intergruppo Ecodigital, Ecodigital Innovators for Peace and Progress, va bene? Oppure solo Eco Digital Innovator. Perché dico Eco Digital? Perché le transizioni ecologiche e digitali devono andare assieme. Perché il futuro non può essere un ritorno al passato senza nessuna valutazione del presente. Dobbiamo innovare. Allora, si poteva già fare un gruppo nuovo al Parlamento Europeo? Sì. Non hanno trovato i 7 stati, i parlamentari provenienti da almeno 7 stati per fare questo gruppo. Se ci fossero riusciti io avrei detto bravi, perfetto, purtroppo non ci sono riusciti e allora dovevano aderire a un gruppo. Come facevano avendo messo la parola pace nel simbolo dei 5 Stelle ad aderire per esempio ai Verdi europei che invece dicono che bisogna continuare comunque a inviare le armi sempre comunque senza chiedersi cosa fare come pace? Purtroppo i Verdi europei hanno fatto una scelta che non è strano. Intanto i guru, io su tutta la finestra, tornano ad albergare in TV a raccontare la loro sapienza. Vabbè, questo, come dire, capita ovviamente. Adesso vedremo, poi questa cosa all'italiana, adesso tutti si innamoreranno del modello francese. Prima si erano innamorati quelli inglese, poi diranno il sistema di riferimento era la Spagna. Il sistema di riferimento è l'Italia. I voti vanno presi tra gli italiani per battere le destre italiane, che tra l'altro hanno fatto un altro record, hanno mandato in Europa il generale Vannacci, personaggio assolutamente surreale, che dice delle cose che molte anche partite delle destre europee se le sognano, perché sono cose da ma le classi differenziali per i ragazzi con fragilità, ma sono una cosa presentabile in un paese nel 2024. Ma vi rendete conto che questo è andato a dire questo in giro? Ma vi rendete conto che sembra una roba assolutamente di un paese che ancora non ha raggiunto alcuni livelli di civiltà normale? Ma per favore. Quindi dici che a dicembre si potrebbe formare un nuovo gruppo? Sì. No, io dico che a dicembre
si formano gli intergruppi. Gli intergruppi rappresentano parlamentari di diversi gruppi e potrebbe nascere un intergruppo Eco Digital Innovators, organizzato e partendo soprattutto dai parlamentari di 5 Stelle, ma anche, io spero, dei Verdi, del PD, di alcune persone che capiscono che di fronte alle destre che ci vogliono far arretrare sulla sfida al cambiamento climatico ci vuole un gruppo, un intergruppo che prema. Poi, meglio ancora, se nel frattempo, visto che ci sono 6 mesi di tempo in cui si sta provvisoriamente nel gruppo della Left, come hanno pattuito entrambi, ha chiesto stesso il gruppo Left, si valuta se ci sono le condizioni di fare un gruppo parlamentare innovativo. Ma può essere mai che nell'area della sinistra non nasce un gruppo nuovo da decenni? Ma che è tutto cambiato? Tra l'altro i Verdi hanno avuto anche una sonora sconfitta, purtroppo devo dire, in Italia sono andati bene, ma nel resto d'Europa hanno avuto una sconfitta perché non hanno saputo interpretare la sfida al cambiamento climatico di oggi probabilmente, e perché sennò come hanno fatto a perdere 18-20 seggi? Loro, i liberali, sono i partiti che hanno perso, i gruppi parlamentari che hanno perso di più, nonostante che dopo anni, da quando sono stato eletto io nel 2004, dopo 20 anni alcuni verdi italiani sono finalmente entrati nel gruppo europeo. Io faccio gli auguri in particolare a quelli giovani, alle due giovani donne che sono entrate, sia Benedetta sia La Guarda, al gruppo dei Verdi europei, perché è importante che ci siano stati anche dei rappresentanti italiani. Ovviamente io so perfettamente che il grosso dei voti l'hanno preso la Salis e l'ha preso Lucano, l'hanno preso su temi che non sono quelli ecologici, ma pure gli importantissimi temi sociali sostenuti da sinistra italiana, lo so. Però è importante che alla fine del risultato globale abbiamo di nuovo una rappresentanza degli ecologisti italiani anche nel Parlamento europeo, e questo è positivo. Ora bisogna ragionare che i parlamentari, gli 8 parlamentari dei 5 Stelle, facciano un lavoro di rilancio e di aggregazione. Questa è una grande sfida. Vannacci è diventato il vicepresidente del gruppo dei patrioti, che è poi un gruppo dei patrioti inventato da Orban insieme ad altri per fregare perfino la Meloni, quindi pensate quale coalizione di governo abbiamo in Italia, perché abbiamo Tajani e quelli di Forza Italia che vogliono la von der Leyen, Salvini che vuole fregare la Meloni e quindi sta cercando di sfidare i partiti che stavano nel gruppo della Meloni, gruppo europeo di cui la Meloni è presidente, per fare un gruppo nuovo che si chiama Patrioti, dove ha messo come vicepresidente niente di meno che Vannacci, che è un personaggio, come dire, abbastanza surreale ovviamente. Perfino una parte della Lega lo considera incompatibile con i valori della Lega. Quindi non parliamo con i valori di una formazione altamente progressista. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Allora noi dobbiamo capire che va realizzata innanzitutto una forte azione sui temi della transizione ecologica e digitale. Oggi The Guardian dice che la Sicilia nel 2030, la Sicilia, potrebbe essere per un terzo desertica. Il 2030 è tra 5 anni. 5. Ora, io spero che sia una previsione esagerata. Sono sempre prudente perché io feci da ministro la conferenza nazionale sul clima nel 2007 a settembre. Gli scienziati mi dicevano che il Mediterraneo si stava surriscaldando, che ci sarebbero state bombe d'acqua, eventi climatici estremi. Io dissi che questo, dicevano gli scienziati, fui insultato, perché dicevano che esageravo, e poi è successo tutto, esattamente. Ora io spero che possiamo lavorare per ridurre il livello di desertificazione della Sicilia, che c'è la desertificazione avanza da decenni, adesso c'è un'accelerazione. Io sono stato alla conferenza delle Nazioni Unite, hanno una convenzione contro la desertificazione dal 1992. Noi partecipiamo come paese, investiamo soldi. Si può arginare la desertificazione, si argina con misure innovative tecnologiche, si argina con un'attenzione alla gestione dell'acqua, non è che non si può. Ci hanno insegnato gli israeliani che sono riusciti a, come dire, rinverdire il deserto, si chiama greening the desert, io ci sono stato nel deserto del Negev. Quindi non è che noi dobbiamo rassegnarci, però dobbiamo capire che va investito. Allora i negazionisti, quei mentecatti cretini
che dicono il cambiamento climatico non esiste, sono criminali, perché bloccano una serie di iniziative fondamentali per evitare le morti con le alluvioni o con i disastri e per evitare i danni economici alle situazioni che possiamo almeno ridurre come impatto. Questo è quello che noi dobbiamo fare, è chiaro? E per fare questo l'Unione Europea è fondamentale, è chiaro? E noi dobbiamo porre il tema della siccità, perché l'Unione Europea se lo pone meno, perché voi che parlano soprattutto i paesi del nord Europa, hanno meno problemi, noi siamo sulla frontiera, così come siamo sulla frontiera dei migranti climatici che scappano da un'Africa che quella sì si sta desertificando ancora di più, ed è il motivo per cui scappano. Io inaugurai un impianto, una risaia, vicino Timbuktu, in Mali, fatta dalla cooperazione italiana, dove siamo riusciti a riutilizzare l'acqua del fiume Niger a fare la risaia, non c'erano più migranti da quella zona. Perché? Perché era un vero aiutiamoli a casa loro, e non le barzellette della Lega Nord o di Salvini, perché la Lega addirittura in certi casi ormai non ce la fa più, manco la Lega con Salvini, pensate voi. Allora, noi dobbiamo dire la verità alle persone. Ecco, io chiudo perché vi ho detto tante cose, credo che vi ho cercato di dare una chiave di lettura e anche le spiegazioni di quello che sta succedendo, e mi auguro che aderiate al gruppo Ecodigital verso il 2050 e noi lavoreremo nella direzione di fare in tutte le istituzioni degli intergruppi o anche dei gruppi che puntino alla transizione ecologica e digitale e a metterla insieme. Un saluto e buona serata a tutti voi.